Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday 13 Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi siamo qua con una nuova recensione che vede protagonista Nosferatu, direttamente dal suo film targato Nega. Allora, questa è la scatola, ovviamente parliamo di una Ultimate, davanti abbiamo l'immagine del personaggio, molto bella l'immagine. La scatola ovviamente si apre a finestra, qui abbiamo un'immagine dell'action figure. Qui vediamo l'action figure con tutti i suoi accessori, sulla costina un'altra immagine, qui un'altra ancora e dietro alcune immagini dell'action figure. Direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Prima di cominciare però, come sempre, vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano. Grazie mille a tutti e ricordavi che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto qui sotto, abbonati. Oppure potete supportarci con i super grazie che trovate sempre qui sotto, facendo una donazione a vostro piacere, mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Ok, ecco una action figure fuori dalla scatola, diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 20 cm. Allora, partiamo dal volto, lo trovo davvero spettacolare ragazzi, guardate che bello. Anche l'effetto sotto agli occhi, violaceo, bellissimo la bocca, denti, spettacolare anche le rughe qui nella bocca, davvero belle, il naso. Fatto molto bene, abbiamo le sopracciglia qui foltissime e poi abbiamo anche i peli qui sulle orecchie, una cosa disgustosissima. Sulla testa nulla da segnalare, possiamo muoverla. Dietro un po' limitata a causa del cappotto, ma davanti benissimo, ruotare. Abbiamo lo snodo sia sulla testa qui sotto che anche alla base del collo, quindi possiamo muoverla benissimo. Apertura delle braccia ottima, fino a qui. Abbiamo il cappotto in gomma, mentre invece le braccia no. Possiamo ruotare la spalla, non abbiamo nessuna rotazione qui. Lo snodo sul gomito è unico, però riusciamo a piegarlo benissimo. Le mani sono aperte, possiamo muoverle. Fatte molto bene. Abbiamo uno snodo sul petto, però ovviamente a causa del cappotto in gomma non riusciamo a muoverlo, però c'è, si sente. Sotto abbiamo la maglietta nera. Passiamo alle gambe, che possiamo aprirle fino a qui a causa del cappotto. Snodo al ginocchio direi buono, classico Neka. Alle scarpe e possiamo muoverle appena appena su e giù, ruotarle destra e sinistra. Sotto abbiamo il foro per la basetta, dietro nulla da segnalare e questo è il nostro Nosferatu. Allora, partiamo con le mani. Abbiamo una mano destra e una sinistra per impugnare. Altre due mani destre, una per impugnare e una aperta. E poi abbiamo altre due mani, una destra e una sinistra, con le unghie lunghe. Guardate che spettacolo. Poi abbiamo un mazzo di chiavi con la catena. Una bottiglia. Particolare questa bottiglia. Poi abbiamo calamaio e penna che possiamo anche inserire in questo modo. Poi abbiamo un foglio di carta con delle scritte indecifrabili. E poi abbiamo il cappello, il classico cappello che vediamo sulla testa di Nosferatu in gomma. Poi abbiamo la seconda testa con un'espressione diversa da quella originale. Facciamo anche la prova a cappello intanto. Quindi verrebbe così.
E infine abbiamo la terza testa. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, io non ho mai visto questo film, sicuramente sarà una noia mortale vederlo adesso, essendo muto, in bianco e nero, eccetera, eccetera, però il personaggio, devo dire che è molto bello. E non è da meno questa action figure, la Nekas come ha fatto un capolavoro qui, è bellissimo, non ho trovato nessun tipo di difetto. Il painting del volto è qualcosa di fantastico. So che stanno facendo un rifacimento del film, spero che sia degno del personaggio, sicuramente lo guarderò. E che dire, questa action figure è consigliata, ragazzi, cioè bellissima. Tutti i fan dei personaggi della NECA, dei mostri della Universal, sicuramente questo farà un figurone, quindi l'acquisto a mio avviso è consigliato alla grande. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Come solito vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social che trovate in descrizione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e si va, potete supportarci con l'abbonamento che trovate il tasto qui sotto oppure con una semplice donazione con i super grazie che trovate sempre qui sotto, mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti!